Esami di ammissione dell'Accademia 2020 online. Che vi devo dire, ragazzi, vi sono vicina. Io ci sono passata l'anno scorso, voi ci passate quest'anno. Anch'io, come voi, ho scaricato il bando, ho letto con attenzione, tremavo all'idea di poter entrare in Accademia. E poi mi ricordo che il desiderio mi si accese un giorno che vedi uno spettacolo del secondo anno al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Io li guardavo stare in scena e volevo stare al posto loro, li invidiavo. E poi, tra l'altro, stavo anche spazzando aghi di pino perché lavoravo nel ristorante di fronte. E alla fine ce l'ho fatta, quindi forza. E come me, come voi, ci sono passati tanti altri, tanti maestri, artisti dello spettacolo, quali Anna Magnani, Monica Vitti, Gian Maria Volonté, Vittorio Gassman, Carmelo Bene, Luca Ronconi, Pier Francesco Favino, Lino Guanciale, Luca Marinelli e tanti, tanti, tantissimi altri. Anche loro saranno stati ragazzi come noi, no? Un attimo, effettivamente bisogna dire che in 80 anni di storia dell'Accademia non era mai successa una cosa del genere, cioè fare i provini per via telematica. Beh, forse perché effettivamente magari internet non c'era. Voi ve la immaginate la Magnani a fare il self-tape dal telefono? È stata una cosa molto comica, effettivamente. E poi perché forse la cosa più importante è che il teatro si fa dal vivo. Però torneremo presto, cioè questa è semplicemente una soluzione momentanea. Torneremo presto a vederci dal vivo e a fare teatro con la T maiuscola. Però nel frattempo ci sono delle piccole novità per quanto riguarda il bando. Le selezioni sono volte ad individuare i 15 migliori candidati che andranno a formare il primo anno del corso di recitazione. I corsi hanno durata triennale e hanno obbligo di frequenza, mi raccomando, a tutte le discipline e a tutte le attività formative programmate dall'Accademia. Al termine del corso verrà conseguito un diploma triennale in recitazione, equipollente a una laurea triennale in discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. Inoltre, sono disponibili due ulteriori posti per gli studenti stranieri, sia per quanto riguarda il corso di recitazione che il corso di regia. Agli studenti stranieri è richiesta un'ottima conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta. E se proprio dobbiamo dirla tutta, anche agli italiani è richiesta una cosa del genere. Chiusa parentesi. La prima e la seconda fase si riterranno superate se si avrà ottenuto un punteggio minimo di 18 trentesimi. I migliori 15 candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 22 trentesimi saranno idonei al primo anno di Accademia. Prima fase. Non penso sia un caso che abbiano messo me a parlare di prima fase. Forse perché la mia prima fase ero spaventatissimo, agitato, rosso come un peperone, col cuore che batteva a mille, sudato. Quindi chi meglio di me può capire quali siano i vostri timori? La prima fase degli anni passati, la storica prima fase, era una fase molto caotica, era una fase in cui avevi il caos intorno a te. Gente che urlava, gente che pregava, gente che piange, gente che ti dice che è facilissimo e non entra mai, gente che ti dice che è difficilissimo ed entra subito, porte che sbattono, urla. Ecco, tutto questo non ci sarà in questa nuova prima fase. In questa nuova prima fase che per cause di forza maggiore sarà diversa. Pensa positivo. È difficile pensare positivo, ma pensa positivo. Pensa che innanzitutto sarete i primi nella storia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a svolgere una fase in questa modalità, almeno la prima fase in questa modalità. Pensa che puoi fare il video quante volte vuoi, puoi ripetere il video. E pensa che sei fortunato o fortunata perché hai un ragazzotto come me, spaventato nel primo anno, che ti spiega cosa devi fare? Visto la fortuna ogni tanto, che cosa ti riserva? Quindi prendi carta e penna. Scrivi 23 agosto 2020. Dimmi quando ci sei, eh? 23 08 2020. Ecco, ricordati questa data, perché entro questa data e non oltre, ti consiglio, invialo un po' prima che non succede niente, per stare tranquillo con te stesso e non per altri motivi. Dovrai inviare il link ad un self-tape di un monologo recitato in lingua italiana e ovviamente recitato da te, ci mancherebbe, tratto da un'opera italiana o da un'opera tradotta in italiano, purché, come dice il bando, l'autore sia di chiara fama. Non sono consentiti testi di tipo gestuale, e quindi io già sarei fuori,
o testi dialettali non iscrivibili alla tradizione drammaturgica europea. Cosa vuol dire? Che autori drammaturgicamente rilevanti come De Filippo, Ruzzante, Goldoni sono consentiti. Alcune indicazioni fondamentali per il self-tape. La clip deve iniziare con una tua presentazione, nome e cognome e titolo dell'opera. L'interpretazione del brano deve essere a memoria. In video è consentita solo la tua presenza. Non sono necessari costumi o allestimenti scenici, ma se li ritieni utili per la prova, puoi utilizzarli. Puoi registrare la clip con qualsiasi mezzo di ripresa desideri, quindi con fotocamera, videocamera digitale, telefono. Se utilizzi il telefono, posizionalo su una base fissa e stabile, possibilmente in orizzontale. Non muovere la macchina, tienila fissa, come abbiamo detto prima, credo che non te lo scorderai mai più. Con un'inquadratura preferibilmente a figura intera, cioè dall'ultimo pollicione del piede, ma ultimo, come se ce ne fossero 20, dal pollicione del piede fino all'ultima ciocca di capelli, o piano americano all'incirca da metà coscia in su. Non è ammesso l'utilizzo del montaggio, né effetti o distorsioni di ripresa. Verifica che le condizioni di luce siano buone. Evita di metterti in luoghi o troppo oscuri o troppo luminosi. Verifica inoltre che il sonoro sia buono e che il testo risulti chiaramente comprensibile. Non sono ammessi interventi di missaggio audio o sovrapposizione di brani musicali. I candidati che avranno conseguito il voto minimo di 18 trentesimi saranno ammessi alla seconda fase di selezione. Eccoci arrivati alla temutissima seconda fase. Tan 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 tan! No, ragazzi, scherzo, ovviamente è fattibilissima. Si può fare! Si può fare! Dunque, quest'anno avrà inizio il 22 settembre 2020. Mi raccomando, ragazzi, quando? Il 22 settembre 2020. Mettetevi una sveglia per il 21, così state a posto. Sarà leggermente diversa rispetto agli anni precedenti, infatti. Anziché il solito monologo, ad aprire le danze ci sarà invece un dialogo. Perciò consiglio, come spalla, trovatevi una o più persone di cui vi fidiate e con cui abbiate un certo livello di intesa, così da dare il 100%, ma soprattutto così da divertirvi. Questa scena dovrà durare 4 minuti. Mi raccomando, ragazzi, 4 minuti. Durata massima di 4 minuti, pena l'esclusione. E dovrà essere tratta da un testo in lingua italiana o tradotto in lingua italiana, purché di autore di chiara fama antico o contemporaneo. Sono esclusi testi vernacolari o dialettali, fatta eccezione ad esempio per Ruzzante, Goldoni o De Filippo. Sono esclusi inoltre testi in lingua straniera, gestuali o pantomimici, e sono escluse anche opere prime inedite. Perciò, ragazzi, se volete scrivere un dialogo, lo fate un altro giorno. La commissione potrà interrompere la prova in qualsiasi momento con osservazioni o suggerimenti. Ah! Tutta la seconda fase avverrà dal vivo. In sede centrale di Via Vincenzo Bellini 16 a Parioli, di fronte a Piazza Verdi, per capirci. Attenzione però, adesso mi odierete tutti, ma non è detto che la seconda fase avvenga in presenza. Questo ovviamente nel caso le misure restrittive legate al Covid non lo consentano e mascherine, guanti, pannelli in plexiglass, disinfettante e compagnia bella non bastino. Ecco, in tal caso, invece di alitare sui pannelli in plexiglass, aliterete comodamente da casa vostra direttamente sulla webcam del vostro computer. Perché? Perché sarà attivata una piattaforma online e vi saranno date le credenziali per accedere a quello che sarà il vostro provino virtuale, ma questa volta in diretta, in presenza dei commissari d'esame. Sempre in questo caso, se sarete impossibilitati ad avere lì con voi la vostra spalla per il dialogo che si era previsto, non vi preoccupate, vi sarà chiesto ovviamente senza differenza di valutazione un secondo monologo rispetto a quello portato in prima fase. Detto questo, ovviamente questo è un piano B di cui speriamo tutti non ci sia bisogno. Chiusa parentesi, stacco. Dopo la scena dialogata dovrete sostenere una prova di espressività vocale, dove dovrete cantare un breve brano musicale a vostra scelta,
munendovi di base musicale su supporto USB, perciò consiglio di portare due chiavette USB onde evitare qualsiasi problema. Dopodiché dovrete leggere un breve testo in prosa tra quelli proposti, che spaziano dalla vita nuova di Dante alla cognizione del dolore di Gadda. Gli altri ve li andate a leggere voi, perché non è che posso fare tutto io. Ecco. Non è possibile modificare i brani scelti né per quanto riguarda la prova, il dialogo, né per quanto riguarda la prova di espressività vocale. Ma nel caso in cui voi sentiate questo bisogno impellente di cambiare il testo, allora dovrete sottoporre la richiesta in sede d'esame e sarà totale discrezione della commissione se accettare o meno la proposta. Detto questo, ci vediamo in accademia e in bocca al lupo. Ciao! Terza prova della seconda fase, la prova di espressività fisica. Allora, il candidato dovrà eseguire una composizione di movimento della durata massima di 2 minuti. Quindi il panico. No, ricordo i provini dell'anno scorso, quali fossero le mie aspettative e cosa poi effettivamente i commissari d'esame hanno guardato della mia performance. E ricordo che ho capito che in verità era molto più semplice di quello che pensavo, cioè non mi veniva chiesta una dimostrazione coreografica, quanto piuttosto un semplice dimostrare, anzi proprio un mostrare, appunto la mia espressività fisica. Ognuno di noi ha dei ritmi personali, delle abitudini fisico-motorie, cioè dei modi di muoversi, di porsi, di entrare in una stanza e dire buongiorno, sono il candidato numero 22. Ecco, questa prova serve appunto a capire qual è il vostro modo e il vostro gusto di intendere il movimento. Qualsiasi cosa è proponibile. Proprio per questo, proprio per conoscervi, oltre alla coreografia che quest'anno porterete ispirandovi al tema La prima volta, è possibile che vi vengano richieste anche altre improvvisazioni di movimento a partire da suggestioni, immagini proposte dalla commissione o dal vostro pezzo stesso. Detto questo, in generale la seconda fase può dirsi superata ottenendo un voto minimo complessivo delle tre prove di 18 trentesimi. In tal caso, chapeau, siete ammessi alla terza fase. La terza fase avrà inizio lunedì 5 ottobre 2020 e terminerà mercoledì 14 ottobre 2020. Consiste in un laboratorio di più o meno una settimana in cui i candidati si confronteranno con quasi tutti gli insegnanti dell'Accademia. Quando ho fatto questa terza fase io, pensavo che il laboratorio sarebbe stata una normale settimana di lezioni, quando invece ovviamente non è così perché è pur sempre una prova d'esame. Questo però non vi deve spaventare, anzi credo sia utile saperlo in modo da arrivare carichi e preparati per quei giorni. Per la maggior parte vi verrà chiesto di rifare il vostro monologo, quindi mi raccomando sceglietene uno che vi piace perché lo rifarete altre 3000 volte, oppure le prove che avete portato in seconda fase, per esempio canto o movimento. Verranno ritenuti idonei tutti i candidati che avranno ricevuto un punteggio minimo di 22 trentesimi, ma verranno ammessi solo i primi 15 candidati, più eventualmente 2 studenti stranieri. I risultati usciranno il 15 ottobre 2020, subito, perciò lasceranno veramente poco tempo per l'ansia. Ovviamente tutto questo sarà possibile solo in situazione di sicurezza, altrimenti l'Accademia sarà costretta a fare anche questa terza prova online. Ciò non vi deve spaventare perché l'Accademia ha sempre cercato di fare tutto ciò che fosse utile per la nostra salute di studenti e vostra di candidati, ma anche di optare sempre per la soluzione migliore in grado di metterci in luce e valorizzarci. Qualche nota finale sulla seconda e terza fase. Avete l'obbligo di presentarvi con un documento di riconoscimento valido e seguendo un orario di convocazioni scaglionate a partire dalle ore 9. Avete l'obbligo di rispettare le misure di sicurezza che sono presenti in un allegato che si trova sul sito dell'Accademia. Fatta questa introduzione noiosa, parliamo delle cose che realmente vi interessano, come ad esempio l'abbigliamento.
Per quanto riguarda l'abbigliamento da sempre, si consiglia un abbigliamento semplice, qualcosa che in ogni caso non giochi a sfavore del vostro personaggio, e qualcosa di adatto alle prove d'esame che dovrete affrontare. Consiglio di portarvi un cambio, una tuta nera, in modo tale che possiate cambiarvi in base alla prova che dovete affrontare. In conclusione, ricordatevi, mi raccomando, di controllare sul sito dell'Accademia le date di convocazione per le prove d'esame. Capite bene, ogni anno provano tra le 800 e le 1000 persone. Inviare un'email con la data del singolo esame, con la singola convocazione a ogni cristiano, diventa complicato. Complicato è il termine giusto. Ma passiamo ora al bando di regia. Devo subito mettere le mani avanti, però. Io regista non sono, sono un allievo attore, però posso comunque darvi alcune informazioni a riguardo. Prima fra tutte, l'offerta didattica del corso di regia vanta la presenza di registi professionisti, anche ex allievi dell'Accademia, come Massimiliano Civica, Giorgio Barberio Corsetti e Arturo Cirillo. E non solo, durante i vostri corsi sarete guidati da rappresentanti delle maestranze del teatro, come scenografi, drammaturghi, costumisti, light designers e organizzatori dello spettacolo. Ma fra tutto questo, quello che vi darà più gioia sarà forse lavorare con noi attori. I nostri corsi, infatti, saranno in parallelo. Alcune lezioni le faremo assieme, altre invece saranno più specifiche per il vostro e per il nostro percorso. E ultima cosa, ma non per importanza, avrete la possibilità di mettere in scena, davanti a un pubblico vero, dei testi teatrali durante tutto il corso del triennio in diverse occasioni, cosa che non è poi così frequente nel panorama italiano. Anche per quanto riguarda la prima fase d'ammissione al corso di regia, quest'anno purtroppo non potrà svolgersi in presenza. Il candidato dovrà inviare entro il 23 agosto piano di regia e analisi drammaturgica dell'opera scelta. In più, quest'anno dovrà inviare anche un self-tape contenente un monologo tratto da tale opera. Il self-tape dovrà contenere al suo interno una sola persona, che sia il candidato regista o un attore da lui scelto e diretto. Il brano recitato dovrà essere rigorosamente a memoria e il video non avere una durata superiore ai 4 minuti. Per questa prova non sono richiesti né i costumi né la scenografia. Questo non significa che siano vietati. Se li ritenete necessari, potete usarli, ma a vostro rischio e pericolo. Anche per voi, aspiranti registi, come già stato detto per gli attori, è richiesta una registrazione il più possibile chiara e nitida, sia dal punto di vista visivo che uditivo. Quindi cercate di eliminare qualsiasi interferenza di luci o di rumori strani che potrebbero distrarre dalla visione e dalla valutazione della vostra clip. Quest'ultima può avvenire attraverso una fotocamera, una videocamera digitale, la telecamera del computer oppure tramite il vostro cellulare. Infine potete attuare anche delle scelte di ripresa, montaggio o missaggio, tutto questo se lo ritenete utile. Entro il 19 settembre verranno pubblicati sul sito dell'Accademia i risultati. Chi di voi riceverà un voto minimo di 18 trentesimi verrà ammesso alla seconda fase di selezione. La seconda fase avrà inizio lunedì 2 ottobre e la prima prova sarà una scena dialogata diretta da voi stessi della durata massima di 8 minuti. La scena dovrà essere recitata da almeno due attori, oltre eventualmente alla vostra partecipazione, che però non è obbligatoria. La scena dovrà essere tratta dall'opera della quale voi avrete inviato, al momento dell'iscrizione al provino, sia analisi drammaturgica che piano di regia. Quindi, per farvi un esempio, se inviate analisi e piano di regia dell'Amleto, dovrete portare necessariamente una scena dialogata tratta dall'Amleto. Una cosa molto importante che vi aiuterà a migliorare lo svolgimento della vostra prova d'esame è che andando sul sito dell'Accademia e consultando l'allegato 1 di questo bando potete trovare la pianta e la dotazione dell'aula in cui avverrà la prova.
La pianta e la dotazione dell'aula sono molto importanti perché vi aiutano innanzitutto a capire come è fatta l'aula, secondo poi dove è posizionata la commissione rispetto alla vostra messa in scena e quindi di conseguenza capire eventuali ingressi ed uscite per i vostri attori, oltre ad individuare prese di corrente per l'audio. A me è capitato per esempio un anno di fare da attore a un candidato regista e la consultazione della pianta dell'aula è servita molto a lui per capire come impostare la regia, ma anche a noi attori per capire come muoverci in uno spazio, in un determinato spazio. Nella seconda fase vi sarà richiesto di tenere un colloquio con gli insegnanti per discutere del vostro piano di regia. Ecco, un consiglio. Non scegliete un testo che potrebbe piacere agli insegnanti o che potrebbe funzionare, ma portatene uno che piace a voi, in cui voi vi ritrovate, un testo per cui avete un'esigenza espressiva. E lo stesso vale nella discussione. È importante che ciò che è scritto sulla carta sia coerente con quello che avviene in scena. Non cercate di impressionare chi vi legge con le parole se queste non sono tradotte coerentemente nell'atto teatrale. E poi per il resto siate sicuri di quello che avete deciso e anche abbastanza flessibili nel momento in cui vi vengono fatte delle osservazioni e vedrete che andrà tutto bene. Attenzione però, potrebbe succedere che in qualsiasi momento la commissione decida di interrompere la vostra prova. Solitamente questo accade per avere maggiori informazioni sul candidato, per dare consigli o suggerimenti. Il mio di consiglio, se questo vi accade, è quello di stare tranquilli, ma di mantenere la giusta concentrazione. Ovviamente tutto ciò non sarà possibile attuarlo in presenza se la situazione del Covid-19 non lo permetterà. In tal caso verrà attuato un esame online altrettanto approfondito. Chi di voi infine riceverà un voto minimo di 18 su 30 verrà ammesso alla terza fase di selezione. La terza fase ha inizio lunedì 12 ottobre e termina venerdì 23 ottobre e consiste nello svolgimento di un laboratorio intensivo che vi terrà impegnati nell'arco dell'intera giornata. Si tratta in pratica di un compito assegnato dalla commissione d'esame, ovvero voi dovrete dirigere una scena tratta da un testo scelto dalla commissione che vi metterà a disposizione due allievi attori in corso o due attori neodiplomati dell'Accademia e vi darà un calendario di prove da seguire entro l'ora accademico previsto. Inoltre la commissione valuterà il vostro lavoro durante tutto il corso del laboratorio e l'obiettivo finale è quello di essere capaci di arrivare al risultato, ovvero alla realizzazione di una scena su commissione nei tempi prefissati. Qualche precisazione finale. Come sapete, come è stato detto, avete a disposizione per la realizzazione della vostra scena due allievi attori o in corso o neodiplomati. Ora, non vi è concesso fare delle prove al di fuori dell'orario che viene stabilito, quindi non vi è concesso sforare, anche perché costringereste inevitabilmente gli attori a fare delle prove extra, delle prove fuori orario. Allo stesso modo avete l'obbligo di fare le prove all'interno degli spazi dell'istituto, dell'accademia. Come non vi è concesso fare delle prove fuori orario, ugualmente non vi è concesso istituire un giorno X per fare le prove, ad esempio la domenica l'accademia è chiusa, quindi decido di fare le prove nel salotto di casa mia. Questo non vi è concesso, perché nuovamente costringereste gli attori, in un giorno poi tra l'altro come la domenica che è sacro per riposarsi, a fare delle prove in più, delle prove completamente fuori orario. Non vi è concesso ridurli a pane d'acqua, non vi è concesso seviziarli, non vi è concesso torturarli, tanto dove siete? Ecco. Sadici amici registi, perché vi conosco. Per fare tutte queste cose avete tempo usciti dall'accademia, quindi si tratta soltanto di aspettare. Va bene? Oh. Finalmente, per quegli candidati allievi registi che avranno raggiunto il voto minimo di 24 trentesimi, che errore stavo per fare, di 24 trentesimi, i migliori tre saranno finalmente ammessi al corso di regia. I bandi finiscono qui. Noi speriamo che questo video vi sia stato utile e vi abbia un po' chiarito le idee su quelle che sono le fasi di selezioni sia per gli attori che per i registi. Sappiamo che quest'anno ci sono stati molti cambiamenti e che questo magari può spaventare. Noi in primis siamo intimoriti da quello che sarà il futuro. Ma questo non ci giustifica a fermarci. L'Accademia non si è fermata e quindi anche noi dobbiamo reagire di fronte al cambiamento. Auguriamo a tutti buona fortuna e di sfruttare al meglio questo gigantesco imprevisto che la vita ci ha presentato.
L'unica raccomandazione che mi sento di farvi è quella di impegnarvi al massimo per rendere questo momento comunque produttivo e di riuscire a sfruttare il divertimento che ne deriva. Un gigantesco in bocca al lupo a tutti, nella speranza di riabbracciarci e baciarci presto, non appena sarà possibile.